Nel calcio è noto molto spesso, non è tanto il gioco di squadra, quanto gli episodi a fare la differenza. È quello che un po' è successo in Civitanovese Rimini, dove le individualità romagnole hanno avuto un peso determinante, unito alla furbizia. Resta accesa quindi per i romagnoli la fiammella della speranza, anche se, visti i tempi, sperare in un passo falso del Sant'Arcangelo è al limite dell'utopistico. Squalificato D'Angelo, la parola al vice Drudi. Mister, è una tappa difficile questa di Civitanova per il vostro cammino, l'avete superata soffrendo un po', ma non nel finale quando avete badato al sodo, mi sembra. Sì, era una partita che noi temevamo perché sapevamo di incontrare una grande squadra in salute. È stata una partita, a mio avviso, giocata da tutte e due le squadre a viso aperto, chi per un obiettivo, chi per l'altro. A mio avviso è venuto fuori anche una gran bella partita, ecco, siamo contenti di aver portato a casa i 3 punti, che per noi è la cosa fondamentale. E che vi consentono di sperare ancora, anche se il Sant'Arcangelo ha un calendario decisamente abbordabile. Ma io credo che le partite vanno tutte giocate, non ci sono delle partite semplici, noi speriamo di vincerle tutte da questo momento fino alla fine, e speriamo in un passo falso del Sant'Arcangelo. Ecco. Cronaca ricca spinge subito la Civitanovese, si fa notare l'attesissimo la vista con un cross deviato da Buonaventura sul fondo. Poco dopo, splendido traversone di Mandorino che taglia l'area romagnola, nessuno però può intervenire in un tap-in che sarebbe stato potenzialmente pericolosissimo. Il Rimini ha una grande palla gol all'ottavo, Olcese sfugge a Tidei al limite del fallo. L'esperto centravanti libera sulla destra Buonocunto, diagonale che colpisce il palo interno, ma carambola poi su Nunziata, oggi preferito a Paniccià. Premono i romagnoli, decimo, pallonetto, ancora di Buonocunto, Tidei, sbroglia di testa in calcio d'angolo. I rossoblù sembrano in questa fase in difficoltà, ma rispondono al 13° assist di Mandorino per Osaghiede, il nigeriano sparacchia lontanissimo. La gara è piacevole, senza tregua, Tidei a destra soffre un po' l'esuberanza di Baldazzi e Dolcese, Buonocunto è un costante pericolo, controllato comunque dall'interessantissimo Gandelli. Al 34esimo, un po' a sorpresa, il Rimini passa, il gol ha fatto e farà discutere, la vista è a terra, infortunato, gli ospiti ignorano e proseguono. Cross di Gasperoni, Nunziata va a farfalle, inzuccata di Zonigni e palla che, lemme, carambola in gol. Si accendono inevitabilmente polemiche, Rimini scaltro e con scarso senso del fair play, Civitanovese quantomeno ingenua. 43esimo però, la vista si guadagna una punizione dal limite, magistrale battuta dell'ex Ascolano, traversa piena. Poi, dopo il colpo di testa di Buonaventura, gioco fermato per offside. 47esimo, bella iniziativa di Baldazzi sulla sinistra, millimetrico cross sul secondo palo, deviazione di Zonigni, Buonocunto spinge in rete, la palla sarebbe entrata ugualmente ed invece la marcatura viene annullata per offside. Per il Rimini, davvero da mordersi i gomiti. Al rientro, Cucco per Gandelli e per rispettare la normativa under, Cutuan per Serrapica. All'ottavo però il Rimini raddoppia. Punizione dalla tre quarti di Aquino, sponda in area di Baldazzi, Olcese controlla, si gira ed inzacca. Tutto molto semplice e lineare. Citano accusa il colpo, ma prova a scuotersi. La vista, vera anima della squadra, un buon pallone dal limite. Pazzini respinge. Al 13esimo Tidei in proiezione offensiva viene steso da Buonocunto, rigore solare. Dal dischetto Buonaventura spiazza Pazzini e riapre i giochi. Le opportunità si susseguono, 17esimo Zonigni da fuori, tiro insidioso, Nunziata ci arriva e spedisce in calcio d'angolo. Morganti gioca il tutto per tutto, dentro Lazzarini per Rachini, il Rimini bada al sodo e non corre più pericoli. La diga di centrocampo formata da Cardinale, Onesco ed Evangelisti è efficace. Da annotare solo l'espulsione di Cucco al 92esimo, non è una novità. Morganti la prende con filosofia, anche se gli sarebbe piaciuto davvero togliersi una soddisfazione contro una grande. Ma sì, c'è il rammarico che abbiamo dato tutto quello che avevamo, loro hanno sfruttato delle situazioni anche per la bravura dei singoli, noi purtroppo abbiamo anche concesso qualcosina in certe situazioni, però devo dire che noi abbiamo dato tutto quello che avevamo e non posso assolutamente rimproverare nulla, se non il rammarico che con un po' più di fortuna o di determinazione poteva anche venire fuori il risultato positivo. Devo dire comunque che ho visto un bel Rimini, nel senso di squadra quadrata che è venuta a dare tutto quello che aveva. È una squadra che soprattutto fuori casa è di ottimo spessore. E concludiamo con le immagini della tribuna ospiti, desolatamente vuota. Un po' di raziocinio in certe decisioni non guasterebbe, ma il bel paese è anche questo.